Buongiorno. Ciao ragazza, proviamo a muoverci un po'? Bene, oggi è una bella giornata, ho preso una copertina e faccio qualche esercizio all'aperto, ascoltando una musica della natura e mi aiuterò a fare qualcosa con queste bande elastiche e ognuna ha la sua morbidezza. Questa sembra più morbida e questa un pochino più dura. È una sequenza che magari può essere utile da fare o a corpo libero o utilizzando queste. La prima cosa che facciamo è quella di ispirare, allungarci, espirare, quindi svegliarci e stretcharci un po'. Inspiro e mi stiro. Ok, 2 o 3 volte inspiro e mi stiro in modo molto molto libero e provo a allungare il corpo in base a quello che mi sento, a stretcharmi, allungarmi, estendere ogni fibra muscolare facendo dei movimenti che mi sento di fare in quel momento. Allungo, in modo molto molto libero, quindi inspiro, mi allungo e mi allungo, inspiro, mi allungo verso il basso, stendo la schiena e ok, ancora qualche secondo, mi streccio un po', ok? Liberamente allungatevi a destra e a sinistra e respirate. Poi dopo, inspiro espirando, irrigidisco tutto il mio corpo destro, poi rilasso. La stessa cosa faccio sul mio corpo sinistro e poi tutto il corpo, tipo l'incredibile Hulk. Quindi inspiro. Trattengo, irrigidisco tutto il mio corpo destro, dalla punta del piede fino al braccio, forte, 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 forte la tensione e poi espiro e rilasso. Stessa cosa, inspiro e trattengo dalla punta del piede fino al braccio tutto il mio corpo sinistro, tiro, 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 tiro e poi rilasso. Inspiro e irrigidisco tutto il corpo, trattengo, trattengo, trattengo e poi rilasso. Lo faccio ancora una volta. Inspiro, irrigidisco tutto il mio corpo sinistro, destro, scusate, forte, 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 la tensione da minima a media, massima e poi rilasso. Passo a quello sinistro, inspiro, irrigidisco tutto il mio corpo sinistro e rilasso. E ora passo a tutto il corpo, inspiro e irrigidisco tutto il corpo tipo incredibile Hulk, tiro, 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 tiro tutto il corpo e rilasso. Bene, adesso andiamo a sciogliere un po' il movimento delle braccia. Semplicemente ruotando 2 o 3 volte in un verso e nell'altro verso e poi l'altro in un verso in modo molto molto morbido e nell'altro verso. Ok, faccio lo stesso con le spalle, sciolgo in un verso e nell'altro verso. Ok, ruoto la testa in un verso in modo molto molto morbido e nell'altro verso, spalle rilassate. Ok, vado a flettere le gambe
ruoto il bacino in modo molto molto morbido in un verso e nell'altro verso. Vado a fare la diversione, la retroversione del bacino, risucchio l'ombelico, espiro, inspiro in arco la schiena 2 o 3 volte e poi scendo un po' giù, metto le ginocchia, sciolgo un po' le ginocchia da un verso e dall'altro verso. Fletto e lungo, fletto e lungo, fletto e lungo, fletto e lungo. Poi dopo, un piede alla volta, senza sollevare, pisto una cicca, ok? In un verso e nell'altro verso. L'altro piede, pisto una cicca e nell'altro verso. Modo molto morbido, vado sul tallone punta, lo stesso l'altro, tallone punta, fletto le ginocchia e molleggio con tutto il corpo rilassato, una decina di volte, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, come se saltassi, i piedi rimangono a terra, lo ripetiamo un'altra volta, morbida, molleggio, come se molleggiassi sui piedi, i piedi stanno belli aderenti a terra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, facciamo le ultime 10 volte attivando tutto il corpo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, adesso andiamo a fare questi semplici esercizi. Tra queste due parto con quella che mi sembra più morbida. Questa mi sembra più morbida, si sente meglio e prendo questa. Parto con le gambe parallele, la banda è morbida qui e inspiro. Ruoto le braccia morbide e le porto fino a dietro i glutei. Torno qui. Inspiro, morbida e torno fino avanti. Questo qui lo ripetiamo 5 volte. Mentre faccio questo movimento, faccio attenzione a portare il mentore leggermente verso il petto, l'ombelico verso la colonna, le ginocchia sono leggermente flesse. E tiro un pochino i glutei per mantenere, non lasciare che la schiena si incurvi, ma resto così, ok? In una posizione abbastanza neutra, senza inarcare troppo la schiena o rimanere troppo incurvati, quindi con le spalle aperte ma rilassate, il mento verso il petto, l'ombelico verso la colonna, le ginocchia leggermente flesse e leggermente strizzati i glutei, quindi questa che pende, inspiro, uno, fuori l'aria, inspiro, fuori l'aria, questo è uno, inspiro, due, fuori l'aria, inspiro, fuori l'aria, sempre resta l'ombelico che va un pochino verso la colonna, inspiro, tre, fuori l'aria, espiro, inspiro, fuori l'aria, inspiro, 4, fuori l'aria, inspiro, espiro, ultimo, inspiro, 5, fuori l'aria, inspiro, 5, fuori l'aria. Tenendo questa è più, va a forzare un pochino di più le braccia. Lo posso fare anche in questo modo, con le braccia libere.
Inspiro, espiro. Ok? Inspiro, espiro. Inspiro, espiro, espiro, ancora due, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Cercate di assecondare i messaggi del corpo e la vostra mobilità. Magari uno è talmente bravo che resta proprio così, però al mattino cerchiamo di essere morbidi, siate buoni col vostro corpo, ok? E adesso andiamo a fare quest'altro esercizio. Metto un piede avanti, l'altro dietro, dietro vado sulla punta, cerco di tenere le gambe aperte in questo modo e faccio in questo modo. Okay, vediamo se mi riesce bene. Metto la banda qui sotto il piede, ok, e vado a fare questo. Devo tenere il core attivo perché sennò con la banda che tengo non ce la faccio. Ok, inspiro, espiro, inspiro, espiro quando cambio, ok? Ne faccio 5. 1, 5. Poi mi rilasso e faccio il contrario, quindi metto avanti l'altro piede, che resta aderente a terra, quello che sta dietro, non sto appiccicata, aperte le gambe, resta sull'avampiede. Quando faccio questo movimento devo rimanere bella presente con le spalle aperte, mento verso il petto, il core attivo. Le ripetizioni faccio il minimo sindacale in modo di farle bene, perché comunque se lo faccio senza banda va bene, ma se lo faccio con la banda è più importante. Oppure se sono una persona molto atletica, allora lì e sono sicura, allora vado a fare più ripetizioni. Però ne faccio poche in modo da non fare cavolate, ok? Da qui inspiro, molleggio, espiro e ritorno. E ne faccio 5, via. 1, 2, 4, 5. Ok, e le abbiamo fatte sia col destro che col sinistro. Se volete potete ripetere, però cominciate con poche ripetizioni in modo da far sì che sia una cosa piacevole e che si può ripetere nei vari giorni, ok? Poi dopo vado a fare il classico, tengo la banda sotto i piedi, le ginocchia leggermente flesse, sempre il core attivo, le braccia rilassate, i lati del corpo, e inspiro, espiro e arrivo fino a qui, ok? Visto di qua, inspiro, espiro. Lo stesso, questo ne ripeto 5. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro 2. Inspiro, espiro 3. Inspiro, espiro 4. Inspiro, espiro 5. È logico che se io questa la prendo più in basso, forzo di più. Dovete regolarla in base alle vostre possibilità, ok? Lo posso fare anche senza banda, come l'altro, da qui. Inspiro, espiro.
però con la banda diventa più allenante, tonifica un pochino di più le braccia. E ripetiamo, inspiro, espiro 2, inspiro, espiro 3, espiro 4, espiro 5, inspiro, espiro 5, ok, mi fermo, ok? Anche quello di prima che ho fatto col molleggio, che l'abbiamo fatto con la banda, lo potremmo fare anche senza banda, ok? Questo che molleggio dietro, questo, lascio la banda, il corpo è libero, mi sento più aerobica, ok? È più un movimento, lo posso fare anche senza banda. Con la banda devo attivare il core, ok? E quindi vado a lavorare anche con tutto il corpo. Ok, adesso andiamo all'altro. Sempre la banda sotto i piedi, prendete l'altezza che volete, così è più morbido, più io mangio e più va a forzare. Attenzione perché c'ha un arto magari che ha dei problemi, ascoltate sempre quello che vi ha detto la fisioterapista, la modalità in cui progredire nell'andare avanti gli esercizi. Il mio non vuole essere un freno, ma un tutelarsi e stare attenta alle reazioni che fa il corpo, ok? Se avete qualche reazione, sempre consultatevi con la fisioterapista, fisioterapista, uomo, donna, quello che sia, che vi ha dato, che vi sta seguendo nel vostro percorso. Quindi, stessa cosa, il cuore attivo, le spalle rilassate, il mento verso il petto, l'ombelico verso la colonna e due zanzarine sui glutei. Inspiro, espiro quando faccio il movimento, vado ad aprire, ok? Inspiro, espiro e ne faccio 5. 5, ok? Anche questo lo posso fare senza banda. Però è molto più, non sento niente. 2, 3, 4, 5. Potete anche farli una sequenza con la banda, una senza banda per sentire la differenza e quindi testare i vostri muscoli e le vostre capacità. Ok? Prendete pochi esercizi, fateci le prove, amateli. Metteteli addosso a voi come un vestito, ok? Innamoratevi di un esercizio e fatelo vostro, va bene? Quindi da qui, uno, così lo sento di più, due, inspiro, espiro, tre, inspiro, espiro, quattro, cinque. Non esagerate mai, sempre, come ho detto prima, se notate qualcosa sul corpo, qualche rigonfiamento, qualcosa, consultatevi sempre col fisioterapista, ok? Con chi vi sta seguendo. Poi quest'altro unisco i piedi, ma non troppo, e vado a prendere la banda dietro. Se c'è difficoltà andare qui, ho escogitato un sistema che potrebbe essere d'aiuto, ok? Quello di accarezzarmi e andarmi ad accarezzare i capelli. Quindi magari facendo così, cioè più difficoltà, facendo questo lavoro, assecondando il movimento del corpo, ok? Mi accarezzo i capelli, riesco ad andare dietro col braccio, ok? Quindi adesso così non ci riesco ad andare dietro perché questa deve andare dietro.
accarezziamoli di qua. Allora, sa, e vado dietro, ok? Sempre il core attivo, mento verso il petto, dritti, in questo modo. Con la banda non è tanto facile, perché in teoria la banda posso provare lo stesso. Comunque unisco le braccia dietro, le prendo tutte e due insieme, ok? E col core attivo inspiro e espiro. Questo è un po' più durino. Inspiro e espiro. Inspiro e espiro. Se la fascia mi sembra troppo corta, magari prendetelo con un piede solo, senza farvi male. Inspiro e espiro. Inspiro, espiro e le conto, ne conto 5. 1, 2, 3, 4, 5, ok? Come ho detto prima, lo posso fare senza banda, ma c'ha un altro senso. Quindi qui inspiro. Espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, 4, inspiro, espiro, 5, ok? Allora, se a questo voglio mettere un qualcosa per allenare le gambe, posso fare lo squat, mezzo squat, anche usando l'elastico oppure senza elastico. Come volete voi, sempre con le gambe aperte, i piedi leggermente divaricati. Immaginate di sedervi su una sedia, sempre andando col peso sui talloni. Da qui e porto il mento al petto, il cuore attivo. Inspiro, espiro. Non sono molto brava. Ognuno deve aggiustare il suo squat. Ci sono studi e studi come farlo, come non farlo. Trovate il vostro e immaginatevi di sedervi su una sedia e di rialzarvi su usando le gambe. Quindi posso. 1, 2, 3, 4, 5, ok? Posso tenere questo aperto, divaricato in base a quello che mi sento per attivare anche il core. 1, 2, 3, 4, 5, oppure posso farlo senza banda. 1, 2, 3, 4. 5. Poi ci sono anche i tutorial che fanno gare di squat. Se ne fate pochi tutti i giorni, un giorno sì, un giorno no, è meglio che farne 50 oggi e 50 fra un mese. Ok? Quindi ognuno in base alla sua situazione la invito a vedere la cosa più adatta a lei. Queste sono proposte che possono essere un input. Ok? E per oggi con questo vi auguro una bella giornata, però alla fine io vi volevo mettere una cosa per rilassarvi un attimo, farlo qui all'aperto, facendolo senza scarpe, e rilassare un attimo una cosa sola per la schiena, che l'abbiamo visto anche l'altra volta e è molto importante. Dopo vado a flettere le ginocchia, inspiro, espirando, scendo giù una vertebra alla volta. Prima scende la testa, poi le spalle, poi piano piano una vertebra alla volta le faccio andare giù. Vedete fin dove arrivate? Rilassate la testa e le spalle e dondolate
giù, sciogliendo la schiena, ok? Poi dopo, per ritornare su, appoggio le mani e il corpo, inspiro una vertebra alla volta, ritorno su. Dopo essere andata giù, ci metto una bella estensione verso l'alto, inspiro e mi allungo verso l'alto, alto, 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 altissimo come un missile. Inarco lentamente da una parte, inarco lentamente dall'altra e poi ritorno. Questa sequenza la posso ripetere anche altre 2 volte, quindi inspiro, il peso sui talloni, le ginocchia leggermente flesse e vado giù espirando, porto il mento al petto, le spalle scendono giù e srotolo la colonna piano piano verso il basso. Lascio isolare le braccia e la testa, in mezzo alle braccia, e dondolo, sciogliendo la colonna, ok? Morbida, morbida. Ok. Poi dopo, attivo le gambe, ritorno su, sempre una vertebra alla volta, piano piano fino a aprire le spalle e la testa. Da qui inspiro, allungo le braccia verso l'alto, mi allungo il mento verso il petto, immagino di creare spazio fra le vertebre, allungo, 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 poi inarco a destra, inarco a sinistra, mantenendo l'allungamento verso l'alto, è come se uno mi tirasse in alto, indietro, stendo ad arco verso dietro, ok? E poi sciolgo. Quando mi stendo verso dietro è importante che mantengo l'allungamento in alto, ok? E rilasso. Quindi facciamo l'ultima. Inspiro, espirando, mani attaccate al corpo, giù la testa, srotolo la colonna, scivolo giù lentamente e lascio rilassare la schiena, la testa in mezzo alle braccia e dondolo libera, le braccia si muovono, ognuno ha la sua capacità di allungamento, non importa quanto. Rilassate la schiena verso il basso, con la forza di gravità, la terra ci sta aiutando, ci sta amando, ci vuole aiutare a allungare la nostra colonna. Poi, peso sui talloni, porto le gambe, ritorno su una vertebra alla volta, ritorno su e eccomi qua. Da qui, inspiro. Allungo in avanti, verso l'alto, stendo verso l'alto il mento verso il petto, mi allungo, creo spazio fra le vertebre, stendo da una parte, stendo dall'altra parte allungando il fianco, mantenendo l'allungamento verso l'alto, mi tirano in alto, indietro, allungo verso dietro e poi rilasso. Ok, e ora prendetevi qualche secondo per rilassarvi in mezzo alla natura. Una gamba avanti, metto le mani sopra la gamba, fletto il ginocchio e sono arrivata a terra. Appoggio, appoggio, posizione quadrupedica, vado giù con un gluteo e vado in posizione per aiutare le anche ad aprirsi. Avvicino le piante dei piedi e dondolo, apro, dondolo con le anche, la posizione della farfallina. Da qui, questa posizione, stateci quanto volete, respirate in modo tranquillo e ascoltate i suoni della natura attorno, oltre che la mia voce fastidiosa. Vi faccio compagnia così e spero di darvi contributo, di farvi passare un'ora diversa a contatto col vostro corpo
di farci pace. Qui ci sono le margherite, si sta bene all'aria aperta. L'aria, fai pace con il mondo, con l'universo, e poi dimentichi un attimo tutti i problemi che ti danno fastidio, tutte le cose che devi fare. Resti un attimo in sintonia con l'universo, tu e l'universo e la terra, la mamma terra, madre terra, ok? Una cosa che posso aggiungere alla fine, cosa importante non solo per voi ma per tutti, è fare qualche esercizio di respirazione o da distesi o da seduti, non importa, imparando a prendere coscienza del nostro respiro e, se uno non ce l'ha, ritrovare la nostra respirazione diaframmatica, cioè appoggio le mani sulla pancia, una sopra l'ombelico, una sotto l'ombelico, semplicemente chiudo gli occhi, sto rilassata, mettetevi in una posizione comoda, come volete voi, così, come vi pare a voi, così, come vi preferite, mani sulla pancia, sento l'aria che entra nel naso e l'addome che leggermente si gonfia. Immaginiamo che dentro abbiamo un palloncino, quando inspiro questo palloncino si gonfia leggermente, espirando si sgonfia. Inspiro, l'aria entra nel naso, l'addome si gonfia, espiro, l'addome si sgonfia. Inspiro, aria pulita entra, l'addome si gonfia, il torace si apre, espiro, l'aria sporca esce, il torace si chiude, prima l'addome si sgonfia, poi il torace si chiude. Inspiro, l'addome si gonfia, il torace si allarga, le spalle si alzano. L'aria pulita entra, espiro, l'aria sporca esce, l'addome si sgonfia, il torace si richiude, le spalle si abbassano, mi rilasso. C'è un attimo di apnea e poi ricomincio. Inspiro, l'addome si gonfia, il torace si apre, le spalle si alzano. Espiro, addome si sgonfia, torace si chiude, le spalle si abbassano. Faccio ancora due respiri. Inspiro, l'aria pulita entra, ossigenare il mio corpo, l'addome si gonfia, torace si apre, le spalle si alzano. Inspiro, l'aria sporca esce, l'addome si sgonfia, il torace si chiude, le spalle si abbassano. Inspiro, l'aria pulita entra, l'addome si gonfia. Espiro, l'aria sporca esce, l'addome si sgonfia. Poi non penso più al respiro, resto lì fin quando voglio, a godermi il momento, rilassata, ascolto il mio corpo tranquillo in quella posizione, ascolto i rumori attorno a me senza fissarmi in nessuno, lascio che la testa vaghi senza fermarmi in nessun pensiero in particolare. Se ho dei pensieri cerco di non fissarmi, di non giudicarli, pensieri belli, pensieri brutti, pensieri quello che volete. Non vi fermate su uno, lasciateli scorrere nella mente, godetevi questo momento di pace, lasciateli scorrere, non vi fermate, tranquilli, rilassate.
Ripetete mentalmente la parola pace. Ripetete mentalmente la parola pace. Ancora una volta, ripeti mentalmente la parola pace. Ora pian piano torna qui e ora, comincia a riattivare le dita delle mani, le dita dei piedi, quando ti senti, apri gli occhi, ritorna qui e ora, prenditi i tuoi tempi e quando ti senti pronta, ritorna alla tua quotidianità. Spero che questo ti sia utile, ti faccia compagnia, ti ritagli uno spicchietto solo per te. E questo è la mia semplicità, il mio modo di regalarti un fiore, un pezzetto di cuore, un pensiero d'amore per una persona che sta percorrendo la strada su questo granello di polvere esattamente come me, e con i suoi problemi, e ce li abbiamo tutti i problemi, magari uno ce n'ha qualcosa in più, delle cose particolari. Spero che ti sia utile. Aiutare te aiuta anche me e di questo ti ringrazio. Ciao, buona giornata. Un bacio e un saluto da Raffaella.